Proclamo il risultato della votazione nominale con appello della proposta di risoluzione numero 1, sull'approvazione della quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti, 313. Senatori votanti, 312. Maggioranza, 149. Senatori favorevoli, 156. Senatori contrari, 140. Senatori astenuti, 16. Il Senato approva. Allora, abbiamo visto che il governo ha incassato la fiducia in Senato con 156 voti favorevoli, quindi al momento può contare su una maggioranza relativa e non assoluta che si raggiungerebbe con 161 voti. In conseguenza di ciò, la crisi di governo determinata dall'uscita dalla maggioranza del partito di Italia Viva non è affatto risolta. Allora, chiediamo ad Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi, che cosa ne pensa di tutta questa vicenda che tiene in ansia gli italiani, soprattutto in questo periodo così delicato per il paese, sia dal punto di vista sanitario, sia da quello economico-sociale. Io spero vivamente che questa crisi di maggioranza nel governo sia superata, perché abbiamo una grande sfida davanti a noi. E uso il noi perché è una sfida che riguarda il paese, non riguarda la maggioranza di governo solo, e vale a dire la questione legata ai fondi del Next Generation EU. Noi abbiamo sollevato delle critiche e anche ovviamente delle proposte sull'articolazione, sull'allocazione dei fondi della proposta finale che il governo ha fatto sul Next Generation EU, in particolar modo sulla grande questione che attiene ai fondi sul trasporto pubblico locale, perché la grande sfida della conversione ecologica nei prossimi anni si concentrerà proprio sulle aree urbane delle nostre città, dove si vivono le grandi contraddizioni ambientali legate ad esempio all'inquinamento, che sono contraddizioni sociali e conseguentemente anche contraddizioni economiche. E da questo punto di vista non possiamo ritardare questa sfida. Io personalmente sono molto preoccupato perché se non riusciamo a modificare, diciamo, l'allocazione di questi fondi, noi perdiamo un treno epocale. Entriamo un attimo nel dettaglio per far capire a chi ci sta, vedendo di che cosa si parla. Ebbene, nel Next Generation EU sono previsti in totale, anche con fondi già precedentemente stanziati, 7,5 miliardi di euro nel trasporto pubblico locale. Sono una cifra assolutamente, inadeguata se pensiamo che tutti i più grossi studi, anche delle aziende, delle municipalizzate, ma pensiamo anche allo studio dell'ASVIS, ci parla invece di una cifra necessaria pari a 31 miliardi di euro. Per fare che cosa? Per realizzare tranvie di superficie, cambiare il parco dei mezzi pubblici vecchio e vetusto, e renderlo competitivo dal punto di vista della mobilità sostenibile, immagino autobus elettrici, ibridi. Pensiamo solo a Roma, autobus che si incendiano da soli a causa della scarsa manutenzione. Abbiamo la necessità di aumentare i chilometri percorsi dei mezzi pubblici per servire quartieri di aree urbane che non sono servite dal trasporto pubblico. E faccio un esempio, ad esempio, sulla questione dei nodi ferroviari. Ecco, il nodo ferroviario è un elemento strategico. Pensiamo solo a Roma, che il completamento dell'anello ferroviario consentirebbe di decongestionare al massimo il traffico nella città di Roma, aumentando il trasporto pubblico locale. Ecco, sui nodi ferroviari, complessivamente nel nostro paese c'è una cifra molto molto bassa se pensiamo che per completare l'anello ferroviario di Roma servono 1,8 miliardi di euro. In tutta Italia ce ne sono 2,7, di cui 0,7 aggiuntivi con il Recovery Fund. Ecco, questo è un quadro che a noi preoccupa. È tutto brutto il Next Generation EU? No, non è tutto brutto, però c'è una questione che è fondamentale, su cui secondo noi Verdi, il governo non ha affrontato nella maniera
giusta, che è la questione veramente della mobilità nelle aree urbane delle nostre città, dove si gioca la vera sfida dal punto di vista della conversione ecologica, che tradotto significa migliorare la qualità della vita, migliorare anche l'efficienza del sistema economico che gira intorno alle aree urbane, perché se per attraversare Roma ci si impiega un'ora e mezza perché c'è il traffico, se, e quindi tema del congestionamento, se invece si costruisce un'infrastruttura di trasporto pubblico che rivoluziona e ridisegna il volto delle nostre città, migliora anche il sistema economico e i costi economici e sociali legati all'inquinamento vengono drasticamente ridotti. Questa è una sfida che non possiamo perdere, e noi anche in queste settimane, dove il Parlamento lavorerà per realizzare questo, per fare la proposta all'Unione Europea, noi faremo fino alla fine le nostre proposte. Ecco perché francamente io la crisi così come impostata non l'ho capita, cioè, o meglio, sì, l'ho capita, si ritiene che Conte non sia adeguato, bla bla bla, ma quando, chi ha fatto la maggioranza con Conte sapeva chi era Conte prima. Io trovo veramente, non sono un difensore di Conte, lo voglio precisare, però sentire Renzi che come dire, contesta a Conte il fatto che prima stava con i sovranisti e poi adesso è diventato europeista, dico sì, tutto bene, ok, perfetto, ma avete fatto voi il governo con Conte, quindi compreso Renzi. Ora però è il momento di lavorare, e sarebbe il momento di lavorare per dare all'Italia un piano di ripartizione di fondi attraverso questi quasi 300 miliardi di euro, perché ai 222 si sommano altre risorse, e 300 miliardi possono ridisegnare l'Italia. Noi abbiamo il dovere di fare delle proposte, dobbiamo essere costruttivi in questa fase epocale per il futuro, e di cambiamento per il futuro del nostro paese. Secondo te la vera causa della crisi è determinata da uno scontro personale tra Renzi e Conte, da una precisa strategia politica di Italia Viva, oppure più semplicemente dalla scelta di chi deve gestire tutte queste risorse del Recovery Fund? Certo, è questo il tema, la governance, la ripartizione dei fondi, ma su questo si deve discutere. Io non avrei aperto una crisi, ma avrei aperto un confronto serrato, duro, all'interno della maggioranza di governo, spiegando agli italiani quali sono i punti che vogliamo chiamare, cambiare. Se allora si lavori per migliorare al massimo la ripartizione dei fondi, si facciano quelle modifiche. Io poco fa ho indicato una modifica che per quanto ci riguarda è essenziale e determinante, cioè il tema del trasporto pubblico, che è assolutamente minimizzato, non affrontato nella dovuta e giusta maniera rispetto al problema che questo rappresenta nelle grandi aree urbane, da Roma, Milano, Napoli, Torino. Noi abbiamo un problema non solo di aree urbane, ma un problema di collegamento nell'Interland, ma anche dei nodi ferroviari, del trasporto regionale. Ecco, su questo si costruisce, si migliora non solo la qualità dell'offerta del trasporto e dare dignità a chi prende il mezzo pubblico, perché c'è un problema che oggi milioni di italiani che prendono il trasporto pubblico non gli è data la dignità di essere, come dire, un passeggero, perché o saltano le corse o sono sardine, mentre oggi la pandemia richiederebbe quel distanziamento per garantire, diciamo, di evitare ovviamente che ci possano essere contagi. Ecco, ma quando noi torneremo alla normalità, spero il più rapidamente possibile, delle città che hanno un trasporto pubblico all'altezza dei parametri europei è necessario. Ecco, il Next Generation EU proposto attualmente dal governo non raccoglie questa sfida, e noi dobbiamo utilizzare questi giorni, queste settimane che ci rimangono, a far capire al governo che è necessario ripartire in maniera diversa. Se fossimo stati al Parlamento, avremmo fatto una battaglia forte e determinante nel paese, dire il problema nostro non è far cadere il governo, il problema nostro in questo momento è far migliorare questo piano, che ripeto è una sfida veramente epocale. MES sì o MES no? Su questo argomento ti sei soffermato più volte, ben si conosce la tua posizione, ma ritengo opportuno ritornare sull'argomento per offrire maggiori informazioni
ai telespettatori. Ecco, che cosa ne pensi? Noi siamo assolutamente favorevoli al MES sanitario, riteniamo una sciocchezza non aver utilizzato i 36 miliardi che tra l'altro sono finanziamento a tasso negativo e quindi assolutamente vantaggioso, che potevano essere utilizzati subito a differenza dei fondi Next Generation EU che arriveranno tra un po' di mesi, quindi con un ritardo. Avevamo la necessità quindi di dare una risposta immediata alla sanità. Questa certo è una responsabilità grave che il governo italiano si è assunto per una questione di una pregiudiziale ideologica da noi non condivisa. Detto questo però, in questa fase, nel momento in cui dobbiamo fare e presentare un piano di investimenti, di opere all'Europa, aprire una crisi significa, perché ancora non sappiamo l'esito qual è, un ritardo nella presentazione di questo piano, con il rischio che possiamo immaginare tutti. Poi tra l'altro sapete che dal 3 di agosto ci sarà il semestre bianco, non si potranno fare elezioni, e quindi la questione è la seguente: il problema era i fondi del Next Generation EU o un problema di cambiare un governo in corso d'opera? Ecco, mi pare che probabilmente sia più la seconda questione, e però viene meno il tema, ad esempio, di che cosa si deve fare di questi fondi. Non c'è stata una discussione trasparente e aperta nei confronti del Paese di quali erano le risorse e di come si dovevano allocare le risorse. Mi è sembrato più un alibi, però non un alibi fatto, costruito proprio però su contro il futuro del Paese in questo senso, perché se non si è chiari su quello che si vuole fare su 300 miliardi di euro, ma quando capiterà mai più un'occasione di questo tipo? E vanno utilizzati bene, perché una parte consistente di questi fondi sono in prestito, quindi vanno a determinare debito, e quindi noi dobbiamo realizzare quelle infrastrutture che sono strategiche per migliorare la qualità della vita e il sistema economico del nostro paese, e quindi la grande questione dell'efficienza energetica, una grande questione legata a raggiungere gli obiettivi che il protocollo di Kyoto, ma anche l'Unione Europea ci chiede, a partire dal 2030 per arrivare al 2050, per arrivare carbon neutral nel 2050, significa in sintesi arrivare al 100% di energia elettrica rinnovabile, arrivare in una modalità tale che, ad esempio, dal punto di vista dell'energia, gli investimenti sull'idrogeno verde ma anche sull'elettrico siano tali da cambiare il volto della mobilità nel nostro paese. Siamo di fronte a un momento in cui o noi siamo protagonisti di un cambio epocale, di una vera e propria rivoluzione che potremmo definire rivoluzione verde, o se no rischiamo di rimanere fermi e ancorati a un passato che non metterà in moto l'economia del nostro paese, che non migliorerà la giustizia sociale del nostro paese e non darà un contributo determinante alla lotta al cambiamento climatico. Ecco perché, francamente, lasciatemelo dire, sono francamente molto incazzato dalla modalità con la quale la politica in Parlamento affronta i problemi del nostro paese. Sono problemi determinanti che riguardano veramente il futuro delle nostre generazioni, e aver derubricato il tutto in una crisi di governo che non ha esplicitato i problemi in questa maniera, e tutto si è ridotto in uno scontro di fatto con Renzi, io lo ritengo veramente un fatto grave nei confronti del futuro dell'Italia. Ora però questi sono, ripeto, giorni e settimane fondamentali. Noi abbiamo il dovere di fare le proposte, perché siamo una forza politica che ha competenze al proprio interno, che appartiene a una grande famiglia, a quella famiglia dei Verdi europei, e queste proposte le invieremo, come abbiamo già inviato nei mesi successivi, al Presidente del Consiglio, con la speranza che ci siano dei cambiamenti in questi settori strategici. Quali dovrebbero essere i primi interventi strutturali da attuare con le risorse che l'Europa metterà a disposizione? L'ho detto, è il primo, l'avete capito, perché sto battendo il chiodo in maniera molto determinata, è la questione del trasporto pubblico locale. Noi non possiamo permettere di avere città in cui il trasporto pubblico sia scadente,
in cui gli autobus si incendiano da soli come a Roma, dobbiamo fare un investimento che metta, realizzi questa grande infrastruttura strategica nelle nostre aree urbane e consenta a milioni e milioni di persone che ogni giorno vanno a lavorare, a studiare, di recarsi nei posti dove devono andare nel modo più efficace, efficiente e dignitoso possibile. Dobbiamo diventare europei da questo punto di vista. È una grande investimento che produrrebbe ovviamente investimenti anche di tipo privato, economia, occupazione, e quindi migliorerebbe la qualità del sistema economico del nostro paese, ridurrebbe i costi economici e sociali. L'altra questione è il tema dell'efficienza energetica. Il tema dell'efficienza energetica è fondamentale. C'è un provvedimento importante che riguarda ad esempio il 110%, che deve essere snellito dal punto di vista delle procedure amministrative, perché ci sono troppi passaggi allo stato attuale che rallentano e comunque sia fanno desistere dall'accedere a questo bonus, o meglio super bonus, e va ulteriormente esteso di un anno per consentire veramente di fare in modo che il nostro patrimonio edilizio diventi efficientato dal punto di vista energetico. Voglio dire, guardate che da questo punto di vista ci sarebbe un risparmio sulla bolletta elettrica in prospettiva veramente incredibile, con un miglioramento ovviamente dal punto di vista economico per le famiglie italiane, ma anche ovviamente dal punto di vista dello Stato. E poi c'è l'altro investimento che attiene la questione del welfare e della sanità. Il tema dell'occupazione giovanile e della formazione in particolar modo, perché quando parliamo di occupazione giovanile dobbiamo parlare anche della formazione a quelli che sono i nuovi lavori, delle frontiere, delle nuove tecnologie, preparare i nostri giovani ad essere esperti e competitivi in un mondo che sta cambiando verso l'innovazione tecnologica. Quindi il tema della formazione finalizzata all'occupazione giovanile è fondamentale, quindi significa più giustizia sociale, e conseguentemente noi dobbiamo assolutamente potenziare la sanità pubblica del nostro paese per, come dire, recuperare quell'errore drammatico e storico che anche un pezzo di sinistra ha fatto insieme alla destra, quello di, in nome dell'efficienza delle aziende sanitarie, si sono tagliate strutture ospedaliere, si sono chiusi ospedali e si sono tagliati i servizi. Vediamo ad esempio che in Germania tutto ciò non è stato fatto, e non pensiamo che la Germania sia un paese, come dire, né ecologista, dal punto di vista ecologista integralista, o dal punto di vista, diciamo, della visione statalista integralista, però sappiamo che un servizio sanitario ben funzionante, pensiamo al rapporto tra abitanti e terapie intensive, è un rapporto assolutamente deficitario nel nostro paese rispetto ad altri paesi d'Europa. Quindi queste sono tre direttrici, ma sappiamo che non sono sufficienti solo tre interventi, però certo è che se ci sono dei senatori che durante il dibattito sul Recovery Fund ripropongono ad esempio il ponte sullo Stretto di Messina come l'elemento che potrebbe aiutare a rilanciare, quando abbiamo un problema di investimenti forti per sul sistema delle acque, garantire la depurazione, perché non so se molti lo sanno, ancora oggi noi abbiamo in buona parte di alcune nostre regioni, specialmente nel centro-sud, ma non solo, una carenza determinante e drammatica di depurazione e fogne, a tal punto che l'Unione Europea ha condannato l'Italia dopo varie procedure di infrazione proprio per questa carenza, e questo è un problema molto serio. Abbiamo pezzi nel nostro paese dove ancora l'acqua potabile non arriva. Siamo nel 2021, ecco, sono popolazioni che ancora si abbeverano con le autobotti perché non ci sono gli acquedotti, non si sono realizzati. È un paese nostro che perde 100.000 metri cubi di acqua al secondo, e quindi questo è un problema molto serio legato alla dispersione dell'acqua nel nostro paese. Poi, chiaro, c'è anche la grande questione della digitalizzazione, cioè portare la banda larga, digitalizzare la pubblica amministrazione significa rendere più efficiente la pubblica amministrazione, evitare la discrezionalità, che poi anche in alcuni ambiti, specialmente nell'edilizia, è anche sinonimo di elementi corruttivi e corruttivi. E quindi sono interventi fondamentali che possono veramente cambiare il paese. Io non avrei mai mollato, come dire, la sedia, sarei rimasto incollato al tavolo della trattativa, non minacciando la crisi, ma spiegando al paese che queste sono le cose che devono essere realizzate per il futuro dell'Italia.
digitalizzazione 5G. Come si può attuare una completa digitalizzazione del paese se poi si ostacola la diffusione del 5G? Io penso che, fermo restando la nostra attuale normativa sulla legge sull'inquinamento elettromagnetico, che non va cambiata, e garantendo tutti i sistemi, tutti gli elementi di prevenzione, il 5G può essere anche utile a una, in medicina, nella telemedicina, nella pubblica amministrazione o altro. Non dobbiamo essere nemici della tecnologia, dobbiamo fare in modo che la tecnologia non abbia quell'impatto sulla salute, quindi usare la tecnologia e l'innovazione per evitare che non abbia un impatto sulla salute, anzi sia al servizio della salute stessa. Se oggi noi possiamo portare, realizzare, potremmo ad esempio con Next Generation EU portare vari centri di telemedicina in paesi dispersi dell'entroterra, delle montagne e quant'altro, questo sarebbe un servizio molto molto importante alla popolazione. Che cosa rappresentano le prossime elezioni amministrative per il futuro dei Verdi italiani? Io penso che le prossime elezioni amministrative rappresentino un passaggio determinante, strategico per il futuro dei Verdi italiani. Oggi noi siamo nella condizione, perché ci siamo fortemente rafforzati, di presentare le liste in tutti i luoghi, nei comuni, nei grandi comuni dove si andrà a votare. Penso a Trieste, penso a Bologna, Torino, Milano, Napoli, Roma e tante altre città. Siamo anche nella condizione di poter ritornare dopo tanti anni dentro i consigli comunali con ragazzi o ragazze, uomini e donne, per investire anche e fare in modo che questi futuri eletti rappresentino proprio il futuro gruppo, la futura leadership dei Verdi del domani. Ecco, noi abbiamo una grande sfida, una grande responsabilità etica da chi ha tenuto in piedi i Verdi in questi anni di grande difficoltà, che è quella da un lato di riportare i Verdi nelle istituzioni e dall'altra parte di consentire attraverso questa formazione, questi nuovi eletti, di costruire una leadership del domani. Io sono estremamente fiducioso, dobbiamo essere però molto intelligenti a non sbagliare, ad essere molto attenti. Bene hanno fatto i Verdi di Milano a fare questa intesa politica programmatica con Sala. Ringrazio Sala delle parole di cortesia e di apprezzamento che ha rivolto nei confronti dei Verdi italiani. Bisogna lavorare su Bologna, su Torino, su Roma, Napoli, e sono convinto che noi avremo decine di eletti. Ecco, queste decine di eletti con un risultato molto importante, perché voglio ricordare che nella invisibilità mediatica, scusatemi se io torno su questo punto, però non è che possiamo far finta di nulla, nell'invisibilità mediatica i Verdi italiani si stanno comportando da formichine laboriose. Siamo delle formichine laboriose che pezzettino dopo pezzettino stanno costruendo le fondamenta di questa casa, con grande onestà intellettuale, con grande apertura all'apporto che anche tante altre persone, uomini e donne, che non si riconoscono nei Verdi ma che praticano l'ecologia politica nelle istituzioni e anche fuori, insieme a loro e insieme a tante altre persone possiamo costruire un grande progetto. Ecco, da questo punto di vista le elezioni amministrative sono un passaggio fondamentale. Cominciamo a piacere, sono sicuro che alle prossime elezioni amministrative noi otterremo un risultato significativo e sicuramente più alto di quello che abbiamo preso alle elezioni europee. Questo significherà che potremmo diventare un polo attrattore, essere protagonisti per costruire una grossa aggregazione verde, liberale, democratica, civica, che guarda quel mondo cattolico legato all'enciclica di Papa Francesco, l'enciclica di Laudato Si, e quindi riuscire a coprire quella domanda politica che viene anche dal paese, di avere una forza ecologista fatta di persone competenti che possono dare delle risposte pragmatiche, soluzioni ai problemi del paese, soluzioni e non polemiche, perché abbiamo bisogno di soluzioni e non di polemiche. Il paese vive una situazione drammatica e quindi abbiamo necessità di dare soluzioni, di dare anche una speranza che poi si traduca in realtà. Ci sono persone che hanno dato, come dire,
un'attenzione, penso, a Sala. Speriamo, ad esempio, che nei prossimi giorni in Parlamento ci possano essere dei raggruppamenti che si riconoscano, diciamo, nell'azione verde nel nostro paese, nei verdi europei, e sono convinto che stiamo facendo un buon lavoro nella direzione proprio di costruire questa aggregazione verde che si riconosca ai verdi europei.